Che c'è? Mi scusi, ingegnere, ma c'è un problema. Non poteva aspettare che finissimo? È una cosa grave, ingegnere, altrimenti non mi sarei permesso. Vede proprio qui. Ma no, vede questa brutta roccia dormita. Che succede? Un incidente alla diga di Pontesei. Lasciate passare! Buonasera, ingegnere. Per di qua, venga. Freccini, ma cos'è accaduto? Scusi. Una disgrazia. Che ci dice di questa frana, ingegnere, che è tutto sotto controllo, comandaione? Guardi che io so benissimo chi è lei. Sì, anche io so chi è lei. Lei lavora per un giornale che non ci piace e non dovrebbe stare qui. Questa è proprietà privata. Senta, io faccio il mio lavoro di giornalista. Oppure lasciate e pretendete anche di avere il monopolio della stampa. Ma quale giornalista? Voi comunisti scrivete solo quello che vi dice il partito. La prego, signora, la prego, andiamo. Siete qui. Per di qua. Signora, per favore, signora, non è il momento adesso. Scatta, Betty. Signori! Laggiù, vede? A occhio e croce saranno 3 milioni di metri cubi, forse. Forse anche di più. Oddio. La frana ha sollevato un'onda di più di 20 metri. Deve essere stato spaventoso. Al momento della frana c'era il servizio, un operaio, Tiziani, se lo ricorda, ingegnere. Stava attraversando in bicicletta un po' oltre il coronamento. Bene, andiamo a interrogarlo. Temo non sia possibile. Lo stanno cercando in fondo al lago. Ancora la Sade. Stavolta lo buttano nel cestino il tuo articolo. Questa volta è diverso, c'è di mezzo un morto. Ieri a Pontesei è franato nel lago un intero pezzo di montagna, lo sai? Non ti ci mettere, Tina. La Sade è un pesce troppo grosso per un piccolo pescatore come te. Lascia perdere i pesci e leggi qui. Io in questo articolo mi chiedo soltanto quello che si chiede la gente comune. Se a Pontesei il lago ha fatto precipitare la montagna, che cosa succederà al Vajont, dove si formerà un lago 10 volte più grande? Niente. C'è una commissione nominata dal ministero che controllerà che tutto venga fatto come si deve. La commissione alto. Uno dei 4 membri della commissione è un geologo, un certo Francesco Penta, che è contemporaneamente il consulente privato della Sade per la diga di Pontesei, dove è caduta la frana. Cioè, vale a dire che il controllore è pagato dal controllato. Ti sembra normale a te? La Sade è una specie di stato nello stato, fanno quello che vogliono. Lo vedi allora che è meglio lasciar perdere.